Ciao a tutti amici. Anche i conducenti più attenti non sono immuni ai piccoli imprevedibili incidenti. Alcune persone infatti potrebbero causare danni alla vostra macchina senza che voi abbiate fatto niente. Ciò che gli automobilisti fanno solitamente quindi è andare da un carrozziere a risolvere la faccenda o no? Beh, non tutti. Alcuni chiedono aiuto magari ai cugini o ai fratelli oppure alle mogli. Il nostro protagonista di oggi ha chiesto appunto a sua moglie di risolvere un piccolo problema capitato al suo veicolo personale. Quando però ha visto il risultato finale è rimasto veramente scioccato dalla cosa. Allison e Colin sono una normalissima coppia come altre, ognuno con un talento unico e sposati da ormai 5 anni. Colin è anche un militare che in estate era tornato a casa per stare insieme alla moglie. Tutto normale finché qualcuno non gli ha graffiato la macchina parcheggiata all'esterno di un centro commerciale, sia ai lati che al paraurti. Non erano graffi di chiavi, bensì di una macchina che ha provato forse a inserirsi nel parcheggio accanto prendendo leggermente anche lui o qualcos'altro, ma comunque niente di così grave, niente che impedisse il corretto utilizzo del veicolo. Decise quindi di andare da un carrozziere. Pensava, quanto vuoi che mi prendano per simili graffi? In effetti non erano nemmeno tanto profondi. Con sua grande amarezza però scoprì quel giorno che i prezzi dei carrozzieri locali non erano proprio a buon mercato. Più di $500 per rimediare a pochi graffi. Tornò a casa quella sera abbastanza deluso e decise di lasciar perdere. In fondo non gli piaceva nemmeno tantissimo il colore della sua Nissan. Ma proprio mentre rifletteva su certe cose, sua moglie disse «Lascia fare a me, lo sai che adoro disegnare». L'uomo un po' incerto all'inizio le chiese di farlo, ma stando attenta a non combinare guai peggiori. Non è che non si fidasse. Temeva i gusti della moglie prendessero il sopravvento sui suoi. Comunque sia, il giorno dopo andò al lavoro. Allison l'aveva perso di recente, quindi aveva molto tempo libero. Andò in garage con un pennarello indelebile per cominciare a scarabocchiare un po', mettendo prima su una piccola bozza. Dopo mezz'oretta di elaborazione anche mentale, si mise a disegnare direttamente sul paraurti come prima cosa. Passate 4 ore, era irriconoscibile, ma in senso buono. Tornato a casa, Colin decise di dare un'occhiata e capire cosa stava facendo la moglie, ma quest'ultima ancora non voleva mostrarglielo, così ha nascosto tutto con un telo. Voleva continuare a lavorarci e renderla perfetta. Il giorno dopo Allison fece ancora la sua magia sul veicolo, continuò presa da un'ispirazione come mai prima d'ora. Disegnò veramente moltissimo, ma il lavoro sarebbe stato più lungo del previsto e forse le sarebbero servite altri pennarelli indelebili di marca. Quelli scadenti si sarebbero rovinati con la pioggia. Ne comprò una montagna e per circa una settimana continuò senza fermarsi troppo. Il marito era leggermente preoccupato perché non poteva nemmeno sfiorare il veicolo, ma alla fine l'attesa è valsa la pena. È rimasto senza parole il giorno in cui sua moglie ha svelato il tutto. L'auto sembrava un'opera d'arte in movimento. Era stupenda e mancava solo un po' di vernice trasparente protettiva da applicare per far resistere tutto come si deve. L'uomo quel giorno uscì di casa tutto contento, non vedeva l'ora di portarla in strada e vedere le reazioni, che furono ovviamente di stupore anch'esse. Adesso tutte le volte che va a fare la spesa o dei giri, tutti si fermano a guardarla e fare delle foto. Alcuni gli chiedono addirittura dove abbia preso una macchina così unica e magari se è in vendita o meno. Ovviamente lui non la venderà tanto presto ora che è così bella. E voi che dite? Sembrano disegni troppo spinti o sono bellissime neoreste simili sul vostro veicolo? Fatemelo sapere nei commenti e ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, storie sempre diverse.